Amici lodatori del sole, bentornati sulla rubrica Happy Gamer. Io sono Felice e oggi ci troviamo sull'alfa di Heroes of the Storm, il nuovo MOBA di Blizzard, del quale abbiamo appunto ricevuto l'accesso all'alfa. E quindi niente, siamo a livello 5, quindi siamo dei nabi, non so praticamente fare ancora nulla, nonostante io sia un famosissimo, bravissimo e prestantissimo Diamond in League of Legends. Non ancora bene assimilato tutte le meccaniche di questo gioco, quindi non aspettatevi prestazioni pari a quelle su League of Legends in questo gioco, perché non sono assolutamente bravo, non sono assolutamente pro, e ancora devo molto capire molto molto su questo mob e sui suoi personaggi. Bene, bando alle ciance, direi proviamo una partita in PvP, quindi dobbiamo selezionare Versus e scegliere qua il nostro eroe. Questa è la rotazione dei campioni di questa settimana, proprio come avviene in LOL. Ogni settimana c'è una rotazione di campioni gratis da provare. E io sceglierò Tassadar, che è un ranged support. E dato che in LOL sono un support, ecco, insomma, è il mio ruolo principale. Comunque vorrei non snaturarlo troppo. E comunque ho già provato Tassadar e le abilità mi piacciono abbastanza. Bene, ora sta già cercando una partita, quindi dovremo, insomma, aspettare un attimo che ci trovi dei validi compagni di squadra. Eccoli qua. Bene, perfetto. Proveremo ad andare nella lane inferiore in compagnia di qualcuno. Mi scuso come sempre se ci possono essere magari degli sbalzi di volume non appropriati, ma come sapete, ogni primo video che faccio in un gioco mi serve anche un po' da test per capire poi anche come regolarmi, cosa che difficilmente riesco a fare nei video di prova, proprio quelli che non mando online. Quindi niente, boh, vediamo un po' cosa accade in questo MOBA. Scusate se farò figuracce orrende, ma come vi ho detto, insomma, imparerò a giocare come è stato con tutto, come è stato con LOL, come è stato con Smite, con Dota, eccetera, eccetera. Comunque devo dire che per ora la prima impressione è molto positiva. Mi piace abbastanza, è molto molto variegato. Allora, iniziando dobbiamo scegliere subito un talento. Slocchiamo la telecamera, perfetto. E avviciniamoci alla bot lane. Get ready for combat, E allora, come heroes. talento iniziale scegliamo questa. Questo accumularsi di gente bot non mi dice nulla di piacevole. Anche perché comunque la mia posizione è comunque quella di support, quindi devo per forza stare in una lane accoppiata. Forse non c'è la lane intermedia in questa mappa. Mi sa di no, forse. Comunque, come vedete, partiamo già con le 4 abilità sbloccate. E con le 4, scusate, con le 3 abilità sbloccate. La nostra Q è uno scudo. Mentre la nostra W è il campo psionico, che sarà la nostra principale abilità di danno. Questa poveraccia ha già sperimentato molto su di sé. Ora diamo lo scudo al nostro compagno. Partiamo ancora. Tempesta psionica che ha evitato. E poi abbiamo la E che ci dà un'invisibilità e immunità temporanea. Abbastanza utile, insomma. A modo suo molto utile. Bene, vediamo un po' come si svolge la lane. In questo gioco, ricordate, non ci sono. Non ci sono oggetti, quindi build da fare, se non scegliere i talenti, appunto. Perciò questo mi piace, come anche la cosa che i livelli sono appunto di squadra e non. Quanto pare uno dei nemici è invisibile, almeno ha un'abilità di invisibilità. Diamo lo scudo al nostro amico. E lo scudo te l'ho dato, più di così non posso fare. Vedete, qua ci sono le classiche torrette, quindi nulla di particolare. Ok, questo vuole che ce ne andiamo back, va bene. Potrebbe essere una buona idea. Oh, questo ha provato ad attaccare, ma io uso la mia abilità e me la batto. Avete visto? Siamo stati attaccati dalla skill invisibile
dell'avversario, ma utilizzando la nostra E, che ci garantisce invisibilità e immunità, siamo riusciti a scappare dal suo attacco, comunque da Assassin. Penso che adesso non conosco ancora i personaggi, ovviamente. Però presumo che se dovessi fare un paragone con LOL, quello sarebbe un Assassin. Una potenziale Akali, mettiamola sotto questo punto di vista. Ok, possiamo scegliere un nuovo talento. Sceglierò questa, che... che mi sembra, diciamo, la più utile al momento. E per il resto, niente. Continuiamo a dare una mano qui in bot. Facciamo pressione. Magari senza prenderci noi i colpi della torre, che fanno parecchio male all'inizio. Non so se c'è un comando per dare l'SS. Probabilmente sì. Prendiamo questo globo di vita. Ok, questo è il nostro amico. Come vedete, i minion lasciano anche degli oggetti, quindi questo mi piace abbastanza, nel senso che ci permette comunque di recuperare. Slay the undead and claim their skulls, heroes. Ok, questo non l'avevo ancora provato. Evidentemente qua c'è una specie di, diciamo, minion da combattere, conquistare per ottenere dei bonus. Non ero a conoscenza, perché l'ho detto, ho fatto davvero pochissime partite fino ad ora, però mi fa piacere provarlo, insomma. Seguo qua il mio compagno, soprattutto sono il suo support, quindi devo... Con la mia tempesta psionica ci siamo fatti un livello intanto. Come si esce da qua? Compare, spiegami. È la prima volta che gioco in questa mappa, spiegami. Illustrami. Sto supportando bene, spero di sì, insomma. Questa è la mia seconda partita PvP che faccio. Ovviamente se nei commenti volete darmi qualche consiglio, voi che ci giocate da più tempo, non c'è problema, fate pure. Come vi ho detto, cioè, il fatto che giochi a LOL da molto tempo non significa che... Bam! Non significa che automaticamente io possa essere bravo in qualsiasi MOBA. Quindi, come in ogni cosa, ci vuole esperienza, assiduità e costanza. Quindi qualsiasi consiglio è ben accetto. Allora, prendiamo questo, che i nemici colpiti da tempesta psionica prenderanno più... Oh mio Dio, che figo! Andiamoci dentro su questo, che... Scudo, perfetto. Sono riuscito a scudarlo, avete visto? Ho fatto proprio un buon lavoro. Sono un bravo support e sono contento. Qua sembra esserci un po' di casino. Scusate se magari non sentite benissimo. Fixerò nelle prossime volte, perfetto. Qualcuno non ha uno slow, qualcosa per... Mamma, tempesta psionica. Ecco, ho usato la mia abilità innata, che mi permette di aumentare il raggio di visione del scudo. Perfetto. Questo scappa, ma noi lo beccheremo. Vai, tempesta psionica. Bam, perfetto. Grande team. Siamo stati belli compatti, belli uniti, mi è piaciuto. Possiamo recollare? Sì, dai, recolliamo. Non mi sembra il caso di passare l'intero tempo qua. Ok, aspetta il mana. Ok, bene ragazzi, come stiamo andando per ora? Stiamo... Beh, 4-0, insomma, va bene. Andiamo un po' a pushare, a fare qualcosa di utile. Però i nemici colpiti da tempesta psionica prenderanno più danni. Questi mi hanno fatto parecchio danno. Difendiamoci qua dietro le strutture. Prendiamo tempesta psionica. Vai. Tra poco sbloccheremo il talento che ci permette di usare due tempeste psioniche di fila. Spero sia adesso qua. Oh no, questa è l'abilità speciale, diciamo, la nostra ultimate. Ho scelto Arconte perché a me piace davvero tanto, è davvero forte secondo me. Questo vuole una mano a fare qualcosa? No. Stanno programmando un gank, qualcosa, non lo so. No? Diamocela. Ok. Poi dobbiamo fermare l'assalto qua. Vai, ulti!
Aia, aia, aia. Ah, troppa gente. Troppo, troppo. Dai, dai, dai. Uccidetene almeno qualcuno. Sono... ci siamo beccati troppe ulti addosso, insomma, mi spiace. Beh, stiamo facendo comunque 4-1. Direi che non è male. Mi spiace più che altro per aver sprecato la ultimate. Non la sto vedendo molto bene, ragazzi. Andiamo a dare una mano. Andiamo a dare una mano assolutamente. Scudo, amico, salvati. Aia, questo. Non la vedo molto bene. Ci sono... Non ho capito come hanno fatto a prendere tutto questo vantaggio. Tutto questo vantaggio assurdo. Voglio la doppia tempesta psionica. Voglio assolutamente... Ampliamo il raggio. Ok, le vedo. Dai che ce la fai. Bravo, vai. Ti scudo anche. Siamo due Protoss. Vabbè, quelli non riusciamo. Cerchiamo di aiutare qua il push. Perfetto. Aia. Vai tutti su di lui. Bam. Ah, l'ho mancato con la tempesta psionica. Proprio come su StarCraft. I TCS mi direbbero: hai cannato le tempeste psioniche. Talent, dai, dimmi la doppia tempesta psionica. No, però possiamo sloware i nemici ora. Ah, non sono riuscito a dare una mano al mio amico. Per caso. Levati. La buona cosa è levarsi. Ho pochissima vita, mi conviene battere in ritirata. Ah, oddio, ho usato penso la sua ulti. Ma vengo a darti una mano come posso. Mamma mia, al pelo. Lascio qua una tempesta psionica e me ne vado. Death stirs within the minds. Shall you breathe? La partita non sta andando particolarmente bene, però comunque mi sto divertendo. È un gioco molto divertente, mi piace. Ti dà proprio l'idea dell'assedio, del dover difendere, del dover conquistare gli obiettivi insieme. Mi piace. Andiamo un po' a tenere la bottom. Ammesso che si chiamino così, nel senso, perché non ho assolutamente idea. Proviamo a pushare un po'. Massimo ce la diamo a gambe con la ulti. La ulti, scusate, con l'aereo. Usciamo questi minion. Ok, level up. No. Ma non devo prenderlo io danno, dovrebbero prenderli i minion al posto mio. Proviamo con la nuova ondata, eccola qua. Dai, buttiamola giù. Perfetto. Fort demolished. It shall be done. Doppia tempesta psionica. Perfetto, abbiamo la doppia tempesta psionica. Oddio, abbiamo evitato. Vai, doppia tempesta psionica. E adesso uno contro uno, eh? Uno contro uno? Ecco, così no, magari. Perfetto. Ma tutti i miei compagni di squadra esattamente dove sono?
Facciamo discreti danni comunque. Facciamo discreti danni. Stiamo riuscendo ad entrare in modo particolarmente utile. Sei uno, non male. Faccio un nemico. Diamocela gambe. Bravi amici. Ok. Arrivo con le tempeste psioniche. Resistete. Perfetto. Dobbiamo stare attenti. Killing spree. Siamo attenti, amico Zerg, qua chiunque tu sia. Attento. Dai, colpiamoli. Dai. Cercato di chiudere le vie di fuga. Ok, penso di dover battere in ritirata. Ultime tempeste psioniche. E battiamo in ritirata per ora. Ok. Ragazzi, che fatica. Fatemi sapere nei commenti come vi piace questo. Se vi piace questo gioco. A me personalmente piace molto. Insomma, LOL. Niente prenderà mai il posto di LOL. È il mio gioco. È quello in cui eccello. Questo gioco davvero è carino, mi piace. Anche se non ho capito ancora tutte le meccaniche, anzi, per ora diciamo sto cercando di applicare quello che so di LOL, quindi push, non morire, push, uccidi, push, non morire. Via da casa mia. Presumo di dover andare nelle miniere. O nelle miniere aiutare i miei amici o continuare il push. Però come pusher tassa non è male. Comunque con le tempeste psioniche riesco a fare un buon lavoro. Quindi continuerei a pushare. Anche vedo c'è un mio amico che pusha in top. Un mio amico, sono uno del mio team. Io potrei pushare il bot e intanto gli altri stanno in miniera. Cioè, pensate che come tattica possa essere comunque qualcosa di giusto? Non lo so, chiedo, eh. Devo andare a difendere. Devo andare assolutamente, credo a difendere, sì. Vedo che... Mamma mia, la potenza proprio dell'arconte. Cioè, guardate, erano in due e sono riuscito a darmela... A darmela senza problemi. Sì, però là abbiamo i minion in casa, non per dire. Do una mano all'amico. Arrivo. Rise and let loose your wrath. Destroy this form. Ok, vogliono pushare a quanto dice il comando. Perciò chi sono io per dire di no? Of course. È uno dei miei questo qua in basso. Andiamo a vedere. No, sono i golem. Andiamo a difendere qua. The golems rise. Hanno bisogno assolutamente di una mano. Arrivo.
Forza, forza, forza. Ah. Mi sa che questa partita, ragazzi, è persa. E infatti è persa. Peccato. Comunque, devo dire, mi è piaciuta abbastanza. Mi è piaciuta abbastanza, sono contento. Ok, vediamo un po' la schermata qua di fine l'esperienza, ragazzi, che ci fa ovviamente salire di livello. Perfetto. Beh, che dire, abbiamo perso, ma come si dice, nella vita non si può sempre vincere, anche le sconfitte ci aiutano a migliorare, a capire i nostri errori. Solamente è la seconda partita in PvP che faccio, mi è piaciuta, sicuramente ho sbagliato alcune cose, a quanto ho capito il ruolo della miniera in questa mappa era molto importante, quindi avrei dovuto forse puntare di più nell'aiutare i miei alleati a conquistarle, forse in momenti dove non capivo bene dove dovevo stare, ma adesso che l'ho capito, insomma, nelle prossime partite migliorerò, anche se comunque il mio score è di tutto rispetto, ho fatto 9-2 e... quindi insomma sono comunque soddisfatto. Il gioco mi piace, fatemi sapere anche voi nei commenti cosa ne pensate del gioco e niente, qui da Felice la rubrica Epic Gamer è tutto per questo primo video su Heroes of the Storm e la prossima volta magari puntiamo anche a vincere. Bye bye.